L'Iraq è un paese attraversato da due grandi fiumi, il Tigri e l'Eufrate, e nonostante questo, però, è alle prese con un'importantissima crisi idrica che, rischia di destabilizzare il paese e la regione e avere delle conseguenze anche qui da noi in Italia, in Europa. Ne parliamo con Sara Manisera, che insieme ad Arianna Pagani ha firmato il webdoc Iraq Without Water. Intanto, benvenuta a Teleambiente. Grazie e buon pomeriggio a tutte e a tutti. Allora, Sara, che sta succedendo in Iraq? L'Iraq è al centro di una crisi climatica, idrica e ambientale che è l'insieme di una serie di fattori. Uno fra tutti è la crisi climatica e l'emergenza che stiamo vivendo in tutto il mondo, ma a questo si sommano una serie di fattori, tra cui la costruzione delle dighe a monte in Turchia e Iran, che sono usate come strumento di egemonia da parte di questi due paesi per il controllo regionale dell'acqua. Anche perché dovete ricordarvi che il Tigre e l'Eufrate, benché scorrano appunto per la gran parte, diciamo, nel paese Iraq, in realtà nascono in Turchia. E poi a questo si aggiungono altri fattori, tra cui la siccità, chiaramente, a cui l'inquinamento, ma anche decenni di guerre e di conflitto che hanno lasciato chiaramente il paese con enormi problemi infrastrutturali dal punto di vista idrico. Quello che sta avvenendo in queste settimane è una crisi idrica, ma soprattutto una grande siccità, cioè parliamo di temperature che già sfiorano a giugno i 50 gradi Baghdad e nel governatorato meridionale, soprattutto nella zona, diciamo, di Bassora. Un tempo chiamata la Venezia del Medio Oriente, oggi centro nevralgico di pozzi petroliferi e degli impianti petroliferi, si raggiunge anche 54-55 gradi. Chiudo con un ricordo: nell'estate del 2018, più di 120.000 persone sono state ricoverate in ospedale proprio a Bassora, Basra e nella regione, a causa proprio dell'inquinamento dell'acqua. Quindi stiamo parlando di un problema enorme che diventerà sempre maggiore nei prossimi anni e che non riguarderà solamente l'Iraq. Queste notizie di cui ci parlavi, queste informazioni, i video, le foto, le troviamo all'interno di Iraq Without Water, che è un webdoc. Dove lo troviamo? Allora, il webdoc iraqwithoutwater.org è un sito internet aperto, accessibile a tutti. È un progetto che abbiamo realizzato nel 2019 io e Arianna Pagani insieme al web developer Remo Romano, che ha curato, diciamo, la parte di sviluppo interattivo e multimediale del sito, con il supporto di un ponte per. Ed è un viaggio che noi abbiamo percorso da nord a sud, quindi da Mosul fino a Basra, Bassora, e percorrendo in qualche modo da nord a sud il fiume Tigri. Ed è un viaggio che ci ha permesso di incontrare una generazione di giovani ambientalisti iracheni che lottano per il diritto all'acqua. Perché ci interessa andare a leggere, a vedere quei video? Cosa importa a noi italiani di quello che sta succedendo in Iraq? Ma il destino, diciamo, di quello che sta succedendo e succederà sempre di più in Medio Oriente ci riguarda da vicino, in maniera cinica, perché questo porterà banalmente a migranti ambientali e quindi persone si sposteranno sempre di più. Ma se vogliamo vederlo da un punto di vista anche storico e culturale, noi dobbiamo ricordarci che l'Iraq è la culla della civiltà, è la Mesopotamia, è dove è nato, diciamo, il Tigri e l'Eufrate, è la terra tra i due fiumi, è la terra dove è nata la scrittura, dove sono nate le prime civiltà, è la terra dei Sumeri, e di tutto quello che noi abbiamo ereditato oggi. Quindi parlare di Iraq vuol dire parlare di una storia millenaria. Un altro elemento che vorrei ricordare è che lì è nata anche l'agricoltura, lì è nata la civiltà quando l'uomo ha deciso di addomesticare il grano. E se noi ancora oggi abbiamo delle varietà di grano che resistono alla siccità, arrivano proprio da quelle terre.